Quel 23 novembre del 1977, guardate che folla immensa di gente c'era ai funerali di Don Felice Canelli, Monsignor Felice Canelli, perché era anche Monsignore. Eppure, vedete, tutto il suo apostolato, tutto lo zelo che ci ha messo nella sua missione di sacerdote, tutte le opere sociali, tutta la formazione cristiana, politica, scolastica che lui ha dato, non lo ha fatto per nulla insuperbire. Difatti, proprio qui, mentre si scende nella sua tomba, vi è riportata una piccola riflessione che io voglio leggere insieme a voi. Alla morte e prima della morte, servi inutili, dinanzi all'immensità di Dio, dinanzi all'uomo Dio, Cristo, centralità della storia dei secoli, dinanzi a titaniche figure di santi, dinanzi a geni di fede, di scienza, di arte, a servizio di Dio e dei fratelli, dopo quel minimo che Dio ti ha concesso di fare, chi sei tu? Un servo inutile. Devi esserne consapevole. Continua a fare quel che puoi e poi inabissati nella divina misericordia. Queste sono parole di una alta spiritualità. Noi, come Gesù ci ha insegnato, siamo solo servi inutili. Ma non vuol dire che non serviamo a niente. Vuol dire che diventiamo inutili per noi stessi, per gli uomini, ma dobbiamo essere utili a Dio, perché Lui trasforma la nostra inutilità in utilità, solo se noi centriamo la nostra vita in Lui. Dichiararsi, o meglio, sentirsi, avere la consapevolezza che Dio è tutto, che noi siamo solo servi inutili. Anche e soprattutto, dico io, anche e soprattutto quando facciamo dinanzi agli occhi degli uomini grandi cose, quando gli uomini ci lodano. Attenzione che quando gli uomini ci lodano c'è un grande rischio, un grande pericolo per la nostra fede e per il nostro cammino di santità. Siamo servi inutili. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.